ci siamo conosciuti nel 2010, lavoravamo in due formazioni differenti, io lavoravo in una formazione di bluegrass moderno e Rumen lavorava in una formazione in cui suonava le sue canzoni, pezzi della tradizione cantautorale americana. Ci siamo subito piaciuti a vicenda a livello musicale, avevamo tante affinità e abbiamo notato appunto di avere una passione comune per un genere musicale ben specifico, ben determinato, che in Italia è poco praticato e che era la bluegrass music tradizionale. Abbiamo iniziato a collaborare in gruppi bluegrass in cui lui suonava il banjo. Dopodiché ci siamo resi conto di avere una passione sfegatata per i Brother Duets, che è una forma che in Italia era pressoché inesplorata. E abbiamo fondato il nostro duo Rubén Minuto e Matteo Ringrazio Acoustic Vintage Duo, con il quale abbiamo prodotto due dischi, uno dei quali di musica molto antica e l'altro completamente di musica sacra. Sull'onda di questo, nonostante fosse già diversi anni che cercavamo appunto i membri giusti, abbiamo deciso, dobbiamo costruire una bluegrass band, dobbiamo trovare gli elementi giusti per fare il bluegrass come piace a noi, quello che viene chiamato bluegrass tradizionale. Abbiamo cercato, abbiamo iniziato a pensare a chi fossero le persone più adatte, fino a quando Germano e Danny, due ragazzi del Molise, sono comparsi nella nostra vita in maniera abbastanza inaspettata, ci hanno invitato a una serata culturale di musica bluegrass nel Molise. Da lì è nata una collaborazione che sta ingrandendosi quotidianamente in maniera sempre più divertente e proficua. Are we all in great confusion, doing all the time around? When the terrible explosion may rend out the world, leaving terrible destruction, blotted out the work of man. Are you ready for the great atomic power? Will you rise and be the savior in the end? Will you shout, will you cry when the fire from above? Are you ready for the great atomic power? Attraverso il web che ci fosse qualcun altro in realtà da molto più tempo di me e di Danny proiettato in quella, verso quella direzione, verso quel tipo di musica, quello stile, quell'approccio, è stato a dir poco scioccante. Ricercavo il loro materiale su internet, guardavo in continuazione le loro performance e non avrei mai immaginato un giorno di potermi ritrovare al loro fianco sul palco. Questa è stata una cosa di un'emozione grandissima. Quando ho conosciuto Ruben e Matteo suonavo con Germano ed ero un chitarrista sostanzialmente come Ruben. È successo che poi in un periodo, era nei periodi di Natale, decisi di farmi un regalo. Avevo pochi soldi, mi comprai una Dobro, che era da un po' di tempo che mi attirava questa idea. Decisi di fare questa spesa non sapendo se poi realmente avrei imparato a suonarla. Iniziai e quando conobbi loro mi ascoltarono e mi dissero: ma sai che non sei male. Io e Danny fin da subito abbiamo seguito le orme di Ruben e Matteo, studiando verso quei tasselli mancanti che mancavano appunto al nostro approccio verso questo tipo di musica, quei tasselli che ci sono stati messi davanti su un piatto d'argento proprio da loro due, e quindi ci siamo riscoperti affini allo stesso obiettivo, allo stesso approccio su questo tipo di musica. Se dovessi descrivere in una parola cosa significa stare in compagnia in questa band, la descriverei con il delirio. E questa cosa lascia trasparire anche quanto sia importante il fattore umano all'interno del gruppo, non solo quello tecnico. E questo si vede quando saliamo sul palco, che siamo prima di tutto un gruppo di amici che ci vogliamo bene, non semplicemente dei collaboratori musicali. The journey's alive in this world.
Ruben Metter in Truffle Valley Boys vuol dire anche ricerca dal punto di vista stilistico, non solo musicale, ma anche nell'abbigliamento. È bello poter in qualche modo far rivivere a chi ascolta giù dal palco i momenti salienti in tutto e per tutto, che potevano essere quelli di una band di bluegrass tradizionale in quell'epoca lì, quindi nel giusto modo, perché non è una cosa forzata, riesce molto spontaneamente questo tipo di ricerca. E quindi proprio quattro persone verso lo stesso genere musicale molto specifico e molto definito, che è una cosa estremamente rara, e quindi ci siamo ritenuti estremamente fortunati e abbiamo detto: questa occasione la dobbiamo sfruttare. Oltre alla passione per il bluegrass, con questi ragazzi abbiamo avuto anche l'opportunità di sviluppare un nostro trademark, una nostra idea che tutta gira intorno ad uno slogan che è molto efficace e che riscuote molto successo nel pubblico giovanile e non. E questo slogan altro non è che la pizza. With rain.